E siamo arrivati alla puntata numero 682 di TG Evans Television, che poi gli americani dicono TG Evans, l'altro dice TG Evans, insomma ognuno lo pronuncia come vuole. L'italiano cosa dice? TG Evans Television, insomma si può dire quello che si vuole, l'importante è che siamo connessi sempre in TV e anche sui social, socializziamo, si può dire? Bene, adesso signore la linea, abbiamo un grattino, linea Marco Dottore che ci parla di eccellenze italiane, poi arriva Marco Carena che ce la canta e ce la suona come ogni settimana, così. Questo programma è offerto da... Morbidezza unica e ingredienti selezionati per deliziare il palato ad ogni boccone. Una tradizione di gusto e qualità italiana direttamente a casa tua. Tra gli ulivi d'Imperia dal 1910, le olive, il grande patrimonio della terra ligure, olio extravergine d'oliva. Olio Raineri! Olio Raineri! Ovunque siate! Se non sai cosa fare, se non sai dove andare, se non vuoi restare chiuso in casa a sbadigliare, la festa è il grande evento, la moda del momento, come ci si diverte, costa pioggia e costo vento. TG Evans, lo vedi? TG Evans, lo senti? TG Evans, se guardi? TG Evans, TG Evans, lo scopri? TG Evans, lo impari? TG Evans, soltanto al TG Evans. Un tempo, e ribadisco un tempo, si cantava! Ecco Cuzzolo della montagna, con la neve alta così, nella valle noi scenderemo, con ai piedi un paio di sci sci. Ed è cosa buona e giusta, quando la stagione sciistica, giunge al termine, ritrovarsi nella Baia del Sole a Leguiglia per... Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Questo evento è un concentrato di energia pura che rende omaggio alla montagna che scende al mare con sci di fondo on the beach. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing we will rock you. 3, 2, 1, via! Segnatevi questa data, sabato 4 maggio 2024 a Leguiglia, in provincia di Savona, torna, ma ovviamente con un anno di più, la 13ª edizione di Sci di Fondo on the Beach. Attenzione perché sci di fondo sì, ma parliamo anche di... tiro slittino, gran ciaspolata, fat bike, biathlon, nordic walking, shuttle bike, kayak, marcia acquatica, è il nostro villaggio da visitare. Ma soprattutto dimostreremo che a Leguiglia ancora una volta si può sciare sulla spiaggia, giusto? Ma certo, tu vuoi mettere la neve, ci sciogliono in temperatura. Questa tiene la temperatura da meno 20 a più 60 e non ti fai male, non ti sloghi il polso. Sì, sei aderente, curvi a destra, a sinistra e non si consuma mai, né d'inverno né d'estate. La sabbia magica!
incredibile, non riesco a capire un molo, una cittadina incredibile, un presentatore ancora di più, e non capisco la situazione. Volete sapere la verità? Il re, non so perché sono qua, mi se lo vuoi spiegare o no? Ma questi ragazzi avranno le idee chiare? A dire il vero no. Le Gueglia, ragazzi, veramente un posto incantevole, okay, dove tutto è possibile. Pensate qua, da 12 anni si scia sulla sabbia. La sabbia, il valore della sabbia di Le Gueglia è unico. Grazie. La Baia del Sole, Cicoccola, incantevole. L'isola Galinara è la perfetta, diciamo, è la ciliegina sulla torta, ma soprattutto la montagna. Tante località sciistiche. Siamo pronti per la partenza? Siete pronti per la partenza? 3, 2, 1... Via! Elisa Broccara è tornata, perché sei tornata? Ma chi te l'ha fatto fare? Perché qua è bello. Oh, questo, mi fanno già la spontaneità. Perché a me piace la Liguria, ci sono molto affezionata, perché ci venivo da bimba e ci vengo tuttora sempre al mare, e poi è sempre bello tornare qui, essere invitati, e in più si fa sci di fondo sulla sabbia anziché sulla neve. E quindi... Senti, ma quelli che sono a casa, che ti stanno guardando e dicono: ma sci di fondo sulla spiaggia, com'è possibile? Si può, è un po' diverso ovviamente, non c'è la neve, però fa più caldo, si sta meglio, non bisogna vestirsi troppo. E poi tutti in acqua, infatti. Ancora una volta protagonista di questa manifestazione è la ricerca, cioè tutti siamo qua per sostenere la Fondazione AERC. Viva i Montina con le sue piantine, in questo caso il basilico, e poi c'è Galup con i suoi gustosi prodotti che sono veramente eccezionali, sempre presenti al posto giusto, e tante aziende che saranno oggi con noi. Bene, questo è altro, a Ciri Fondo on the beach.
la prima volta, cosa ne pensi di questa folle avventura on the beach? No, è veramente fantastico, infatti vorrei ringraziare per l'invito, e ci fa piacere essere qui. Senti, Elio Botero invece è una delle menti folli che in 12 anni fa ha pensato di realizzare questo evento insieme a noi. Non l'abbiamo pensata, ma praticamente lui ci dà la struttura, l'entusiasmo, la montagna l'ha portato lui per primo. Cosa vuoi dire a Elio Botero? Da campione a campione. No, veramente grazie mille per tutto l'impegno. So quanto impegno c'è dietro a organizzare una festa così. Però vedo tante facce qua che ti ringraziano, penso. Questo è bello. Sono tutti contenti perché è una cosa spettacolare, molto bella. La montagna che viene al mare, lo sci di fondo sulla spiaggia, molto una cosa particolare. Senti Elio, ricordiamo quel giorno di 12 anni fa che hai pensato di rispondere sì a noi. Perché hai detto di sì? Perché ci hai creduto? Perché sono pazzo. Stop! È giusto che ci sia una piccola pausa, dopo tanto sport e tanta solidarietà. Bene, appurato che l'acqua è un bene prezioso, questo lo dirà adesso il nostro spot, è molto importante, date massima attenzione a questo messaggio perché si può risparmiare, si può fare meno fatica, si può essere più green, quindi cari amici, mi raccomando, date importanza e attenzione all'acqua, ma occhio, occhio al codice sconto. L'acqua è un bene prezioso ed io vi presento Sparkling, il frigo gasatore di tecnologia tedesca che gasa la tua acqua direttamente dal tuo rubinetto. Piccolo, compatto, sicuro, che non inquina e non necessita di assistenza continua. Acqua fresca, gasata, naturale da casa tua. No plastica, no ingombro, no contributi annuali. Compri una volta ed è tuo per sempre. Quattro elementi per gasare l'acqua del tuo rubinetto e salute. Vuoi saperne di più? www.viziotechnic.com. Il vizio di fare le cose per bene. Avanti. Adesso, come vedete, dietro di noi avremo nella seconda parte di questa manifestazione, che non è solo sci di fondo, avremo il biathlon, avremo la ciaspolata, la gara alla slittino. Insomma, ragazzi, restate collegati con l'Eguiglia, uno dei borghi più belli d'Italia, perché ne vedremo delle belle ancora. Oh, se ne vedremo delle belle! Sensazione che si avvale di professionisti, di uomini veri, uomini che hanno realmente gli attributi da montagna e da mare. Signori, vi presento Giovanin.
mare, quante volte voglio andare al mare? Ma tu ti senti un uomo di mare? Sono un pesce. Senti un pesciolino? Sono un pesce. E sei un pesciolino? Ma sono un pesce. Bravo, 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 bravo pesciolino. Senti, ma hai visto quella gara di Ciaspoli? Ma vogliamo commentarla? Delirio. Guarda, un delirio. Hai visto quello che è? Casino, che si inciampano, che si capottano, che si passano sopra. Ma il mare all'Aiguella si può fare. Senti, e la gara di slittino la vogliamo commentare? È meglio di no, è pericoloso. È stata veramente, è stata emozionante. Dei tamponamenti incredibili. Adesso cercate l'intruso, sarà Chiapucci o lo Yeti l'intruso qua oggi? Dal puzzolo della montagna, con la neve alta così, nella valle noi scenderemo, con i piedi un paio, con i piedi un paio, con i piedi un paio di sci. Guarda, bravo. Ho anche sfornato le mie famose corna da diablo. Giro di notte con l'anime perse, sei un'anima persa? Mi sto ritrovando. Poi si arriva, mamma mia il diavolo, Claudio Chiapucci. Mamma mia il diavolo. Arriva, arriva il diavolo. Signori, con noi è ritornata con la sorpresa, col fiocco pronto, Alessandra Merlin, campionessa di sci, e devo dire che all'Aiguella è bello ritornare, dai. Sempre, assolutamente. Io ormai sono una veterana di questa manifestazione e sono sempre veramente felice di tornare con voi. Meravigliosa. Un grosso complimento agli organizzatori e complimenti per questa location, veramente merita. Una gran bella manifestazione, una cosa un po' particolare sicuramente, un bel progetto anche per i ragazzini più piccoli, per una giornata divertente. La giornata è bellissima e ci stiamo divertendo tutti tanto. Magnifico, siamo stati fortunati col tempo, pieno di turisti, i ragazzi si divertono. Cosa vogliamo di più dalla vita? Questa manifestazione è veramente bella. Per i bimbi, per gli adulti, dinamica, divertente, e poi il sole qua non manca mai. Manifestazione bellissima, bravi a tutti. E siamo giunti al termine di questa puntata speciale dall'Aiguella, sci di fondo, on the beach. Siete contenti? Sì. Questo è il massimo della felicità, di più ancora. Molto. Come si dice a Clusone quando uno è contento? Ah, boh, messo mia. Sono contento. Io so che si dice, come si dice? Pota. Pota, pota. E allora dall'Aiguella possiamo dire che è tutto. Vi diamo appuntamento alla 13ª edizione, sci di fondo, on the beach. Ancora casino, così. Fate finta di essere felici. Ciao, dall'Aiguella è tutto.
un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Scusi, buongiorno. Lei è di qua? Sono un turista di Cuneo e ogni anno vengo per questo appuntamento. Vuole l'accento cunese? Sì, certo, sei di Cuneo. Cerea, ma da lì alle quelle si sta bene. Ma come si chiama, scusi? Mi chiamo Macario. Macario da Cuneo. Quindi, ragazzi, un grande saluto a Macario da Cuneo che ogni anno viene qua per questa edizione del Sci di Fondo on the Beach. Ricordiamo, quest'anno siamo alla 12ª edizione, quindi un evento che ormai è andato a marzo. Ma tu sei venuto 12 volte? 12 volte. Il primo giorno mi sono innamorato, mi dà dipendenza, mi fa stare bene. Al mattino mi alzo fischiettando e cantando. Viva la vita, viva la libertà. E forza le guerre. Grazie Macario da Cuneo. Un grande abbraccio. Ciao TG Evans! Ma che evento spettacolare! Poi lo voglio dire, unico in Italia. Un evento che ha anche una finalità benefica a favore della Fondazione Arche. Ci vediamo il 4 maggio 2024 alle Gueglia, nella Baia del Sole. Che posto incantevole! Tutti presenti, sportivi e non sportivi. Signori, la puntata finisce qua. Ci rivediamo online, tgevenze.it. Se volete scriverci, fatelo quando volete. info@tgevenze.it. Rispondiamo a tutti, anche agli sportivi, anche a quelli che non sono sportivi, a quelli che sono alti, a quelli che sono bassi, a quelli che sono grassi, a quelli che sono magri. E poi siamo sui social, Facebook, Instagram, Facebook. E un click e mi piace, un mi piace. Basta uno, ma fatto bene, così. Vedi. Ci siamo! Copia, incolla. Ma questo è il mondo del social! Condividi. Quindi parliamo di Facebook, Instagram. Invia video. Ma tu ti senti pronto così vestito? Prontissimo! Allora sono pronto anche io. Edizione straordinaria, cari imprenditori italiani, questo programma potrebbe essere la vostra giusta vetrina per promuovere anche la vostra azienda. Fatelo, siamo simpatici? Se siamo simpatici, fatelo! Chiamate lui, Marco Dottore, 335-5993-573. Bravi, ci siamo, compatti e uniti. Ciao, maragnao. Questo programma è stato offerto da... Tra gli ulivi d'Imperia dal 1910, le olive, il grande patrimonio della terra ligure. Olio extravergine d'oliva. Olio Rai Neri. Ovunque siate! Morbidezza unica e ingredienti selezionati per deliziare il palato ad ogni boccone. Una tradizione di gusto e qualità italiana direttamente a casa tua. Se non sai cosa fare, se non sai dove andare, se non vuoi restare chiuso in casa a sbadigliare, la festa è il grande evento, la moda del momento. Come ci si diverte con sta pioggia e con sto vento?